Buongiorno amici di Ante, benvenuti a questo epilogo di Mondo Calcio di giovedì 14 giugno e un buongiorno al collega Benedetto Marinangeli. Buongiorno. Buongiorno, ormai lui fa parte del corredo, lo metti per lungo, lo metti per steso, ormai ho Benedetto... Ho quasi un posto. Allora, veniamo a noi, anche perché giustamente il campionato finito, i playoff per la Samp sono finiti e per quello che è successo questa finale che ci sarà sabato a Pescara tra Siena e Cosenza viene ancora di più il rammarico perché potevamo starci noi, cioè giustamente. Sì, un po' di rammarico c'è, però il Cosenza ha confermato e ha dimostrato sul campo di essere la squadra più in forma in questo anche momento. Più del Catania. Più del Catania dei grandi nomi, più del anche del Sud Tirol, che però ha disputato la sua onesta partita, certo, nella gara, certo, di ritorno, certo, al San Vito Marulla. Il rammarico c'è perché non è stato fatto sotto il profilo tecnico di tutto per cercare di ribaltare la partita, secondo il mio modesto parere. Già a suo tempo, quando veni qua ospite, dissi che nel sorteggio era stata sfortunata San Metese scegliendo il Cosenza, esatto. Però secondo me non è stato fatto nulla di sotto profilo tecnico-tattico per cercare di cambiare qualcosa nel, diciamo, corso che partita. Il rammarico viene più che altro per la prestazione della squadra. Bravissimo, in particolar modo davanti a quasi 10.500 persone, era il clou del campionato, quindi forse ecco. Senza perdere che l'impegno c'è stato da parte del rossoblu, qualcosa doveva essere, esatto, in vita, esatto, visto che, esatto, Braglia, bloccando Valente, bloccando Rapisalde, bloccando Bellomo, aveva già stoppato le fonti del gioco da San Metris, e quindi poi, se vogliamo, si poteva cambiare qualcosa. Il problema di Moriero che fa sti cambi quando manca poco alla fine, ma tanto ormai acqua passata non macina, no, più, no, vabbè, come dice il vecchio adagio, rimane il rammarico, e l'anno giusto poteva essere l'anno giusto, sì, sia per nella regular season che in questi playoff. E a questo punto io vedo favorito il Cosenza, anche perché il Siena, se non vado errato, ma dovrà scendere in campo in formazione rimaneggiata, 4-5 squalificati, esatto, ha la formazione toscana, e quindi sicuramente Cosenza con i favori del pronostico 60 Cosenza, 40 sì, Siena, a sto punto, per sì, me. Per me, se poi no, sono d'accordo con te, Benedetto. Quindi finalissima a Pescara, sabato sera all'Adriatico, Siena Cosenza. Giustamente, chi avrà ancora benzina da poter spendere, esatto, potrà. Esatto. Io adesso ti chiedo quello che so che già ci sono degli incontri, sì, in sede Samp c'è Andrea Fedeli, che giustamente mi sto delegato insieme al direttore generale Andrea Gianni. Stanno sondando molti terreni perché qui Moriero e anche Panfili sono andati via, quindi si parla di. Però io mi ricordo le prime parole a caldo, il presidente Fedeli, Franco, disse: voglio ringiovanire, voglio cercare di puntare molto ma più se, secondo me è stato interpretato male, cioè lui voleva, il presidente si riferiva al fatto che non voleva più puntare sui nomi pesanti, i nomi di Dicecco, sì, Toglianello, Bacinovic, che sono costati tanto e non hanno, sulla, dato, e non hanno reso, esatto, più del dovuto, e quindi voleva riferire ai giovani nel senso, ah, sì, elementi di provata affidabilità, ma, certo, di una, ma più giovani, diciamo 24, 25, 26 anni, con alle spalle almeno già 4-5 campionati di Serie C. Anche perché abbiamo visto la dimostrazione, il duo d'attacco del Cosenza era un 96 o un 97, cioè Tutino, Chereche, Tutino 96, Chereche 97, poi c'hanno Baclet che è il 92, però esatto, 91, esatto, però esatto, è Perez che è un altro classe 90, quindi diciamo che è stato interpretato male, i tifosi hanno mugugnato, però il discorso era questo, cioè non più affidarsi ai nomi, non più affidarsi a chi ha un pedigree abbastanza importante, ma anche su giovani, meno giovani, certo, 24, 26 però anni, che però che abbiano tanta cosa da fame di calcio. La prima operazione è quella dell'allenatore, si parla di un summit domani a Roma con il probabile nuovo tecnico. A questo punto salgono, secondo me, le quotazioni, ho scritto anche sul Corriere Sport, non so se è uscito stamattina o uscirà domani, perché te lo chiedono un po' in anticipo, poi dopo lo fanno lo slitta oppure no, salgo la fondazione di Azzori. Sì, esatto. C'è stato già un incontro nella giornata di tra martedì e mercoledì tra Andrea Federi e Azzori.
È un tecnico che ha grande esperienza e sì, è anche giovane, certo, per quanto riguarda l'età anagrafica. Se, certo, quest'anno, la stagione appena trascorsa è durato 4 partite con la Pro Vercelli, ma ha allenato la Sampdoria, ha allenato il Catania, ha allenato insomma squadre importanti con alternanza di risultati, certo, ma certo, comunque certo, è un nome, un tecnico che per la Serie C è sicuramente per importante. Per quanto va del DS, si tornerà su qualche vecchio pioniere che passò da questo lato, o si punta su qualche giovane virgulto? Ma la Samb lavora al contrario, di solito si sceglie prima il direttore sportivo e poi l'allenatore. Invece perché spesso vanno in simbiosi. Ma sì, devono andare in simbiosi, però non è che sia un'operazione così diciamo fuori dalle regole. Certo. Ma ci sono qualche nome in circolazione, Magoni del Renate, c'è il nome di quello del Rende, è stato accantonato, potrebbe tornare in ballo il direttore sportivo della Reggiana, perché Mike Piazza a Reggio Emilia ha deciso di ridurre i costi dopo i milioni di euro spesi negli ultimi 2-3 anni. E quindi anche lì secondo me si arriverà a un direttore sportivo giovane, relativamente giovane, che abbia voglia di fare bene e che se sappia, così come l'allenatore, interfacciarsi con il patron Franco Fedeli e con gli altri dirigenti rossoblù. Ecco, a proposito, per chiudere questa appendice di oggi, l'importante è che Fedele ha dato garanzie, anche perché sappiamo che a breve dovrebbe aprire il nuovo supermercato di Grottamare, cioè, diciamo che c'è questa continuità già dichiarata. Allora, c'è San Benedetto ha voglia di vincere, e vincere non è mai facile, vincere occorrono investimenti, occorrono strutture, ipotesi seconda che al momento non esiste, e il presidente Fedeli nel cuor suo vuole, certo, approdare in Serie B, però non per le strutture, non vorrei, sulle strutture dopo ti dico un'altra cosa, vuole andare in Serie B però senza svenarsi insomma, certo, con, certo, una gestione oculata, una società pulita. Attualmente è la società più ambita, certo, di tutta la Lega Pro, perché chi paga il 7 del mese, chi ha i conti a posto, è come il dipendente statale. Poi dopo i 10.000 e passa spettatori dei playoff, si propongono allenatori, si propongono direttori, certo, sportivi, è si propongono calciatori, ambita. Quindi è una piazza ambita, e qui bisogna, è una nota di merito che va alla famiglia Fedeli, ed è giusto programmare con oculatezza, certo, certo, una stagione che può dare buoni frutti, anche perché la Reggiana negli ultimi 2 anni avrà speso 7-8 milioni di euro. Ferrappi Salò ha speso tantissimo, ma lo non stesso ha problemi, il Padova non, però ha, è salito. Non ha problemi economici la Ferrappi Salò, perché il presidente è esatto, il più grande, sappiamo, è il più grande industriale di siderurgia d'Italia e d'Europa, quindi non ha problemi. Altre società hanno speso tantissimo, la Juve Stabia non si iscrive, ha problemi di iscrizione, molte società non arrivano a chiudere i conti. Esatto. Quindi io, secondo me, avere una società seria e solida è la base fondamentale per puntare in alto. Problema strutture, settimana prossima è previsto un incontro tra il sindaco Pasqualino Piunti e Franco Fedeli per arrivare un po' alla quadratura del cerchio. Un compromesso. Sono due le opzioni in ballo, perché attualmente il Camporodi e il Ballarin. In entrambi i casi, per il primo caso, per il Camporodi è necessario un bando pubblico per la gestione dell'impianto, lì c'è da rifare il terreno di gioco, allungarlo, rifare gli spogliatoi, eccetera. Cosa che la San Benedettese potrebbe fare accedendo al credito sportivo. E poi c'è il Ballarin. Certo. Il Ballarin che ha bisogno di una ristrutturazione complessiva della struttura, con la Samp che già a suo tempo disse di essere disponibile al rifacimento del terreno di gioco, che è vincolato dalla soprintendenza perché degli anni storici del calcio san benedettese. E la terza ipotesi, ma questa ormai è nella notte dei tempi, riguarda i terreni dietro al Rio delle Palme, che sono ipotecati, che ci sarà un'asta per l'acquisto di questi terreni, visto la situazione poco felice delle ditte che ne sono i possessori. Quindi è una situazione che può si torna a quella che era l'ipotesi della cittadella dello sport di tanti anni fa. Sì, ma lì si vogliono investimenti.
anche il presidente Fedeli ha sempre detto questo: datemi un pezzo di terra che dopo ci penso io a fare tutto. Vediamo quello che accadrà la prossima settimana. Si parla proprio nella prossima settimana di questo incontro con il sindaco e vedremo quello che potrà accadere da questo summit. E a questo punto, visto che Benedetto fa parte ormai del pacchetto di Iago, possiamo anticipare la puntata mensile che faremo in un famoso ristorante martedì sera in diretta su Facebook. Benedetto con altri colleghi. Benedetto, grazie per grazie a te, di oggi. Carlo, grazie a voi. Ci vediamo martedì, ci sperando di avere ancora notizie più importanti. Beh, dovrebbe in questo fine settimana qualcosa. Si dovrebbe concretizzare qualcosa. Grazie Benedetto. Grazie a voi.